Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo nuovissimo video news dedicato ai Pokémon, nello specifico al TCG dei Pokémon, ovvero al gioco delle carte. Per quale motivo porto questo video? Semplicemente perché ho intenzione di mandare avanti la filosofia secondo la quale sul mio canale carico i contenuti di cui ho voglia o comunque quelle tematiche che mi interessano particolarmente anche al di fuori di YouTube. E visto che ormai nell'ultimo annetto mi sono avvicinato davvero molto, o meglio sono tornato davvero molto vicino al gioco delle carte dei Pokémon, anche Yu-Gi-Oh! In realtà ma in dimensioni abbastanza ridotte, devo essere onesto, i prodotti lì sono molto più difficili da trovare. Diciamo che nel complesso sto seguendo davvero molto le uscite, sia per interesse personale, sia per acquisti e altri progetti personali che sto mandando avanti. Motivo per cui mi sono detto, perché non portare direttamente video news? Qualcosa che già frequentemente faccio su Destiny o su altri videogiochi che ho giocato, gioco e giocherò, ed essendo comunque questo uno dei miei interessi, mi sono detto, perché non portarci anche qualche video e nel mentre magari essere anche d'aiuto a qualcun altro? Questo naturalmente oltre ai tanti pack opening che già trovate sul canale e che porterò anche in seguito, soprattutto adesso che sta per arrivare, tecnicamente è uscito venerdì, mi stanno arrivando i prodotti Evolving Skies, Evoluzioni Etere, e naturalmente non mancheranno dei video dedicati a quel set. Fatta questa lunga ma doverosa promessa, vi invito anche a lasciarmi un commento dicendomi cosa ne pensiate di tutto ciò, se video di questo tipo potrebbero esservi d'aiuto e se in generale potreste apprezzarli, oltre naturalmente all'invito di lasciare un mi piace e ad iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. Detto questo però, iniziamo davvero con l'argomento di questo video, ovvero l'annuncio ufficiale del nuovo set che arriverà in Occidente, la cui data è prevista per il 12 novembre, farà sempre parte del set di Spada e Scudo e si chiamerà Fusion Strike, e da quello che sappiamo si baserà sul set giapponese Fusion Arts, che sarebbe l'S8 se non ricordo male. In ogni caso adesso sono stati annunciati ufficialmente il logo, che in realtà era già stato leakato nelle ultime settimane, e alcuni prodotti, e li andremo a vedere assieme. Il logo innanzitutto è questo qui, chiaramente il rosa colore predominante, il riferimento a Mew che si trova più volte tra gli artwork di riferimento di questo set, ed era impensabile che così non fosse. Questo è come si presenta il booster box, da qui possiamo vedere la presenza di Mew appunto nella versione VMAX, spero facciano anche un bellissimo artwork alternativo come questo qui con i grattacieli in sottofondo. Una cosa che ho sempre detto è che le carte VMAX, quelle semplici e solo full art, raramente lasciano capire quali siano effettivamente le dimensioni del Pokémon, cosa che invece succede spesso, recentemente quantomeno, con tutti gli artwork alternativi che stanno facendo. Umbreon a fianco a un palazzo, Espeon seduto sopra un edificio e cose di questo tipo, secondo me, rendono molto meglio l'idea delle dimensioni dei VMAX. In ogni caso, qui si vedono già gli artwork che vedremo anche sui pacchetti, Gengar VMAX, e ne manca uno che si vede dall'altro lato, ma ci arriveremo con calma. Eccoli qui, i pacchetti slivati singoli, che tra l'altro, giusto per condividere questa informazione, quando devo comprare i pacchetti preferisco sempre comprare quegli slivati qua singoli piuttosto che il booster box, per varie ragioni, anche perché non sembra che siano sempre stampati insieme. Se prendete un booster box e una carta è molto decentrata o tagliata male, molto probabilmente anche le altre carte della stessa rarità in quel box saranno conciate allo stesso modo. Questo è un fenomeno che ho visto molto più di rado negli slivati singoli. Qui Genesect, molto carino l'artwork devo dire. Qua Gengar, visto anche prima nel booster box, e per concludere il cane spastico, che è chiaramente Baltund, però continuerò a chiamare cane spastico perché guardatelo, serve davvero una motivazione? Ma proseguendo, poi troviamo un retro degli slivati che ci dice ad esempio che il set sarà composto da oltre 260 carte e sono davvero davvero tante, ma in generale tutti gli ultimi set principali sono molto numerosi tra carte che fanno parte appunto del set e fuori serie varie. Oltre a questo anche il logo di Pokémon mi sembra cambiato, se non ricordo male era diverso, però vabbè ci sta, con il passare del tempo i loghi cambiano, non mi stupirebbe più di tanto. Ma andiamo avanti, troviamo le TB, questo qui è quello normale e per fortuna questo giro c'è soltanto una variante, non è come Stili di Lotta o Evoluzioni Etere che ci sono due versioni dello stesso ETB, meno da collezionare, il portafoglio ringrazia, il contenuto, chiaramente niente promo, i dadi, contatori, bustine, separatori, manuali e token vari, oltre energie e 8 pacchetti, mentre questo qui sarà l'ETB esclusivo del Pokémon Center. Sul canale vi ho già portato un pack opening, un box opening più che altro, per Chilling Rain, per Regno Glaciale, che avevo preso l'ETB del Pokémon Center, quello con errore, trovate il video sul canale. Presto arriverà anche quello di Evoluzioni Etere, ne ho presi davvero tanti, per la precisione 4 e 4,
ammesso che i corrieri non me li rubino, ma vabbè, quella è un'altra storia. Sono stati confermati, li ho già pagati, verranno spediti settimana prossima. Probabilmente uno comunque lo aprirò, quantomeno per avere gli oggettini all'interno. Gli altri li terrò sigillati per collezione e da lì non si smuoveranno. Comunque questo è l'ETB del Pokémon Center. Cambia davvero poco, devo dire. Qui abbiamo un motivo circolare, concentrico, qui delle macchie, quasi triangolari, vabbè, i colori. Il contenuto, tra l'altro non hanno replicato qui il contenuto esattamente, ma vabbè, dettagli, 10 pacchetti, le sleeve ci sono quelle di Genesect, c'è una monetina di Mew VMAX, anzi, si vedono nel wallet anche qui, e naturalmente niente promo. In questi qua del Pokémon Center francamente avrei voluto vedere una promo, però vabbè, magari è una mia preferenza personale. Poi abbiamo i blister da 3 pacchetti, quello con Espeon, promo bellissima, soprattutto considerando che con evoluzioni etere sia uscita la promo invece di Umbreon, quindi diciamo che Umbreon ed Espeon possono di nuovo essere riuniti alla monetina di Suicune, mentre la seconda tipologia, la seconda variante, è con un Eevee. Un Eevee, tra l'altro, con un Arthur fantastico. Non vedo l'ora di mettere le mani su questo blister. Poi, vabbè, il retro, nessuna nuova informazione. Abbiamo poi i Check Lane, i blister singoli, con una sola promo, in questo caso Tepig, e la moneta non più di Suicune, ma di Raikou, e la variante con Blitzel. Anche qui retro, nessuna nuova informazione. E altre due blister singoli, questa volta però con tutte le catene evolutive di Cinderace e di Rillaboom. Anche qui, in questo caso, la monetina di Raikou. Potevano mettere quella di Entei a questo punto, ma vabbè. Dettagli, almeno avremmo fatto tutte e tre le bestie leggendarie. Abbiamo poi il Build and Battle Stadium, esattamente come abbiamo visto anche per Evolving Skies. Perdonatemi se a volte uso i nomi in italiano, a volte i nomi in inglese. L'abitudine, io tendenzialmente colleziono e seguo tutto in inglese. Ogni tanto mi ricordo com'è in italiano, ma tendenzialmente sono abituato a parlare in inglese, intanto capite di che set io stia parlando. Questo è il contenuto, molto standard, devo dire. Potrebbero mettere qualcosa di un pochino più entusiasmante in questi box, tra virgolette, premium. Il Build and Battle singolo. Ed infine, dovrebbe essere l'ultimo oggetto, il portfolio, che contiene appunto questo mini raccoglitorino. Personalmente non sono mai riuscito ad apprezzare per come è fatto, per la qualità e quant'altro. Preferisco i grossi raccoglitori solidi. E un pacchettino, che anche qui non conviene più di tanto, perché alla fine quel pacchetto lo si paga un po' di più. Si conferma, erano gli ultimi oggetti, perché poi abbiamo un materiale promozionale per quando verranno resi disponibili i pre-order. Che dire, tante nuove informazioni, il 12 novembre lontano, per carità, fa in tempo a uscire anche Celebration, e diciamo che l'hype in questo momento per Pokémon è orientato tutto su questi ultimi due set, ovvero Celebration ed Evolving Skies appena uscito. Onestamente non penso che si riuscirà a replicare con questo set. È vero, c'è Mew, c'è Gengar, ci sono comunque Pokémon stimati, ma Evolving Skies è stato davvero gigantesco, anzi gigantesco come set, come contenuti, le evoluzioni, c'era Rayquaza, ci sono un fottio di artwork alternativi e francamente dubito si potrà replicare l'interesse. Detto questo, comunque recupererò qualche prodotto, porterò qualche pack opening e sicuramente qualche carta che mi interesserà, qualche artwork alternativo quasi sicuramente ci sarà, quindi ahimè dovrò per forza di cose recuperarlo. Ragazzi, per questo primo video news dedicato a Pokémon TCG e nel dettaglio al set in uscita il 12 novembre, Fusion Strike, è tutto. Spero onestamente che questa tipologia di video possa essere di vostro interesse e vostro gradimento, e se così fosse vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento e ad iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. Da parte mia è tutto, un saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!